Eccoci qua, buonasera a tutti, ragazzi, benvenuti alla diretta specialissima questa sera, alla mezzanotte del 10 dicembre 2017, giornata storica in quanto per la prima volta nella storia del Bitcoin, la criptovaluta per eccellenza, verrà quotato il primo future al Cboe. Quindi la borsa delle opzioni di Chicago per la prima volta il future sul Bitcoin. Noi qui siamo organizzati con me nella sala operativa, pronto, c'è Enrico Lanati, l'esperto che si è studiato tutta la parte future. Adesso vi porto da lui per cominciare a vedere appunto tutto questo. Un attimo solo che condivido anch'io in tempo reale Aspetta, lo faccio la anch'io. mia sul mio ecco qua, un attimo solo che condividiamo. Siamo in diretta, ragazzi, quindi abbiate pazienza. Ecco qua. Live. Perfetto. Benissimo. Allora, ragazzi, vi giro lo schermo perché tanto di vedere me non ve ne frega niente, giustamente. Vi faccio vedere un pochettino come ci siamo organizzati qua. Allora, qui sulla destra io ho il grafico del Bitcoin che in questo momento è a 14.539 dollari. Qui sulla destra abbiamo il grafico di Ethereum, qui abbiamo il grafico di IOTA e qui abbiamo il Litecoin. Però andiamo invece nella postazione di Enrico, dove praticamente Enrico adesso ci racconterà e ci farà vedere proprio un po' di cose riguardanti questo future. Enrico, prima di tutto, che cos'è un future e quali sono le caratteristiche di questo future sulla borsa di Chicago? Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa che è un attimo ancora troppo presto perché aprirà tra qualche minuto, però diciamo che le indicazioni che possiamo avere sono diverse. In particolare io consiglio sempre di andare sulla pagina dell'exchange dove si possono trovare tutte le informazioni che volete. Tra l'altro, questo noi siamo soliti farlo con i certificati, di solito andare a vedere i fact sheet e tutto quanto, quindi diciamo tutte le varie informazioni. Qui troviamo gli orari di negoziazione che sono molto importanti e quelli che sono i vari multipli. I due prodotti, quindi quello del CBO e quello del CME, saranno diversi. Quindi oggi dobbiamo guardare nello specifico questo contratto, che è quello del CBOE, che è particolare perché usciranno tra l'altro tre future, non è uno soltanto, o meglio un future, ma con tre scadenze differenti. Se andiamo qua le vediamo, io le ho già preparate per voi. Passo di qua, Diciamo, scusate, ma si dice che proprio in una prima analisi, vedete, cioè qui bisognerebbe leggere tutto, però in buona sostanza che cosa dicono? Dicono che iniziano a essere quotati, diciamo, il gennaio 2017, il febbraio e il marzo, quindi sono scadenze mensili, un pochettino come avviene. ecco, scusa se ti interrompo, questa che state vedendo è la piattaforma di Interactive Broker. Noi abbiamo un conto reale con questo broker che permette appunto l'accesso ai mercati regolamentati. Questi che vedete qui sono appunto i tre diversi future con le varie Esatto. scadenze appunto quotate dal Cboe. Esatto, vedete gennaio, qui abbiamo febbraio, qui abbiamo marzo. Allora, spiegaci un pochettino cosa cominciamo a vedere, dato che tra un minuto apriranno le quotazioni appunto di questi strumenti. Esatto, qui tra l'altro adesso a breve avremo un book che inizierà a popolarsi, però questo magari lo vediamo, diciamo, tra qualche minuto. No, la cosa interessante è che appunto viene quotato con tre scadenze differenti e quindi niente, adesso vedremo. Di solito quello che succede è che si tende a negoziare sulla scadenza più vicina sui futures, di solito è quello un Quindi la po'. scadenza più vicina è quella più liquida, dove ci sono più Esatto. contrattazioni. Vedo cominciare
ad apparire i primi scambi. Tra l'altro, ragazzi, dato che siamo in diretta su Facebook, se avete voglia di condividere la diretta, così da magari taggate dei vostri amici che sono interessati alle criptovalute, stiamo vedendo adesso il book che comincia a muoversi, comincia a popolarsi. Ecco qua, è scattata la mezzanotte ed ecco qui le prime quotazioni storiche del future sul Bitcoin. Enrico, spiegaci un pochettino cosa sono queste due colonne dove abbiamo appunto il bid, esatto, e l'ask. Ecco, ovviamente c'è, questo è un book verticale, i book siamo soliti vederli di solito con, diciamo, il bid a sinistra e l'ask a destra. In questo caso invece vengono messi uno sopra l'altro. La cosa interessante è che appunto poi a un certo momento si incrociano le richieste, diciamo, di acquisto e vendita. Qui, diciamo, ci sono delle persone che vogliono comprare a 15.450, c'è qualcuno che vuole vendere a 15.600. Pian pianino le proposte si avvicineranno e quindi poi passeranno i vari ordini. La cosa interessante, diciamo, di questa cosa è che qui possiamo vedere effettivamente proprio la natura degli scambi. Probabilmente, diciamo, adesso secondo me è ancora un po' presto, diciamo che stanno studiando il campo di battaglia. Ecco, vediamo qualche insight, vediamo se c'è già qualche ordine, se già si riescono a vedere magari qualche istituzionale che si posiziona, perché qui, ragazzi, a differenza di quello che fino ad oggi abbiamo visto, quindi una mancanza totale di trasparenza dovuta appunto a un prodotto, il Bitcoin, che fino ad oggi non era assolutamente regolamentato, qui invece ogni singolo contratto che passa per la borsa viene registrato e ogni singola transazione viene registrata, quindi non possono passare ordini, cioè, insomma, vediamo tutto. Qui stiamo vedendo, e rigiro la telecamera così da potervi farvi vedere, qualsiasi tipo di ordine qua noi lo vediamo. Ecco, in questo momento stiamo vedendo lo stesso book che sta vedendo Jimmy Dimon di JP Morgan. Ecco, c'è da dire delle cose interessanti. Tra l'altro il prezzo sta salendo vertiginosamente, siamo a $16,000. Allora andiamo a vedere un attimo i prezzi dall'altra parte per vedere. Secondo me delle informazioni. Eccolo qua, ragazzi, guardate qua. Il Bitcoin è schizzato verso l'alto, siamo tornati sui livelli massimi delle ultime ore. Ecco che togliamo il flash, perfetto. Ecco qua, quindi per ora primi notizie importanti, secondo me, perché bisogna dare ai nostri amici che ci seguono. La prima notizia importantissima è il fatto che sembra che ci sia l'impossibilità, diciamo, di posizionarsi a ribasso. Ecco, facciamola vedere questa cosa che è importante. La seconda cosa, tra l'altro, sta schizzando su all'inverosimile, ma la cosa importante, ragazzi, si arriva a 20.000 questa sera, io ve l'ho detto. Allora, si arriva a 20.000, Bitcoin a 20.000, ecco. 50.000 entro Natale. What pre-trading permission are required? Allora è... Eccolo qua. Restriction on trading due to extreme volatility of cryptocurrency. Traduciamo, dovuta alla altissima volatilità delle criptovalute, clients will enable to assume a short position. Quindi non si potrà prendere posizione short. L'unico momento in cui potremo avere una posizione short sarà il caso di un roll, di un trade, ma questo deve risultare in una posizione lunga, no? Ecco, cosa significa questo, Enrico? Prova a spiegarcelo un po' meglio. Sostanzialmente che uno va a vendere la posizione sul future precedente e andare a posizionarsi su quello. Ecco, quindi per vendere, quindi per mettersi a ribasso, bisogna già detenere una posizione a rialzo, quindi di fatto non è possibile come prima operazione mettersi allo scoperto. Esatto. Ecco, una cosa interessante, mentre i prezzi continuano a salire, è lo spread che vediamo. Andiamo a vederlo qua vicino. Vediamo se si vede meglio qua. Si vede, vediamo, meglio qua. Ok, da allora, questa parte, quindi su questo schermo. Scusate, ma siamo... Scusate, ma è la prima volta che tra l'altro apriamo la nostra sala operativa, ve la faccio anche vedere. Qui è il regno mio di Enrico, dove tra l'altro facciamo anche vedere il nostro conto di Interactive, che è dove passano appunto un po' le posizioni vere, dove ci copriamo anche sui cambi, insomma. Vabbè, ecco qua.
Allora, no, la cosa interessante sono gli spread. Chi ha utilizzato Exchange, o meglio, chi ha utilizzato, questo so se meglio di me, in realtà come Coinbase, ma come altre realtà, in realtà è abituato a pagare, diciamo, degli spread molto molto alti, no? Ecco, qui vediamo che comunque. Prima era molto di meno, no? 300 dollari di spread. Questo si stringe parecchio e va anche fin sotto i 100 dollari. Quindi è interessante perché non sono ovviamente gli spread di mezzo punto che possiamo avere sul O DAX. sull'S&P 500. Esatto, ma sono comunque diciamo interessanti. In questo momento vedete lo spread è di 60 dollari, che alla fine è un qualcosa di secondo me molto molto Quindi interessante. ragazzi, per adesso torniamo a vedere i prezzi di là. Intanto ogni tanto vi faccio vedere la scritta investire.biz che l'abbiamo messa apposta per farci pubblicità, però per ora ragazzi sembra proprio che l'arrivo del future stia facendo bene al Bitcoin, che eccolo qui, ha appena avuto una sparata incredibile sopra i 16.000 dollari. Anche Ethereum sta viaggiando bene, siamo contenti. E Enrico, facci capire un pochettino, riusciamo già ad avere un'idea di quanti soldi stanno passando sul SIBO a livello proprio di contratti? Guarda, questo non lo riesco a vedere bene, però quello che ti posso dire è che non stanno passando tantissimi contratti, quindi al Ecco, li momento. vediamo qua comunque, li vedete, questi numerini sono proprio il numero di contratti con il relativo prezzo, Questi appunto. sono ordini ancora pendenti, cioè di fatto non sono ancora Ecco, vedete eseguiti. tra l'altro questa piattaforma con il mouse si può decidere appunto a seconda della colonna dove si rimane. Ecco qua, 5 contratti in acquisto, 2, 1, 2, vedi che 1, cioè è molto, continua, molto si muove scambio. ovviamente perché ovviamente il problema è che qui i prezzi, a differenza per dire diciamo di altri future, qui in realtà i prezzi sono, cioè la volatilità sul prodotto è molto ampia, no? E quindi in realtà è normale che questo si sposti in maniera molto forte. Però il prezzo comunque sta salendo in maniera importante, rispetto cioè, andiamo a vedere il grafico di là, perché anzi adesso tu cerca di vederlo di là, io Sì, intanto cerco di metterlo un ecco, po' bello di una qua. cosa molto importante, l'arrivo del future, e c'è molta volatilità, i prezzi adesso sono passati a 15.550, insomma, come siamo abituati, la volatilità del Bitcoin è molto molto alta. Sicuramente l'arrivo del Bitcoin del future su Bitcoin permetterà una cosa molto importante per quanto riguarda i mercati finanziari in generale, appunto la liquidità. Tenete presente che sicuramente questi sono i grafici di IG, che è uno dei broker di CFD che ha le migliori condizioni per fare trading su criptovalute oggi, chiaramente non contratto regolamentato, ma CFD. Molto probabilmente lo stesso IG Markets sta operando, si sta coprendo, sta comprando, sta vendendo in base alle posizioni dei propri clienti sul contratto future. Quindi alcuni dei numerini che abbiamo visto prima sicuramente sono anch'essi dei contratti che sta negoziando IG. Cosa porterà questo nuovo future? E poi tra l'altro ricordiamo, settimana prossima arriverà il future anche del CME, del Chicago Mercantile Exchange, e questo porterà maggiore liquidità, migliori spread, e vedrete, vi accorgerete già nei prossimi giorni, anche gli spread di broker come IG miglioreranno. Andiamo di nuovo a vedere i prezzi. Abbiamo una volatilità molto forte, siamo a 15.200, giusto per darvi un'idea. Sul future in questo momento riesci a comprare a 15.700. Giusto per darvi un'idea, dal massimo che è stato segnato pochi minuti fa, stiamo perdendo il 6,22%. Veramente dei numeri e una volatilità pazzesca, incredibile, cosa che ci fa capire davvero quanto sia un mercato giovane quello del Bitcoin. Andiamo a vedere se riusciamo ad avere Guarda, un'idea. quando ti alzi di là sale, Ah, siamo già benissimo, 16.000 qua. ecco, Vedi? vediamo un pochettino
guardate, 10 contratti in acquisto. Quanto vale un contratto, Enrico? Quant'è il controvalore? Allora, questo qui è un Bitcoin, ve lo faccio vedere, perché vedete, qui ci fanno il moltiplicatore, cioè è un Bitcoin. È diverso perché invece quello del CME avrà come sottostante 5 Bitcoin. Quindi okay, mentre questo vale più o meno 16.000 dollari, 14.000 okay, euro, lira più lira meno, quell'altro ne vale più o meno 70.000. Quindi questo diciamo che è il contratto, lasciatemi il termine non tecnico, il mini. Il mini, ok. E cosa significa invece che il contratto è cash settlement? Spiegaci un pochettino. Allora, questo tecnicismo. Praticamente ci sono quando un contratto è regolamentato, ma viene regolato in cash, vuol dire che di fatto non è che se tu te lo porti a scadenza ti danno il Bitcoin, ok? In questo caso il regolamento avviene in soldi. Tradotto, okay, se tu hai comprato in maniera molto semplice un Bitcoin, un future sul Bitcoin scadenza gennaio a 15.900, che è il prezzo che sta battendo in questo momento, e diciamo alla scadenza, quindi diciamo che sarà a metà gennaio, il future dovesse quotare, diciamo, avesse un prezzo di 16.000, a quel punto tu incasseresti questi 100 dollari di differenza, che è appunto la tua, viene liquidato appunto 16.000. Bene, vediamo un pochettino. Quante persone abbiamo collegate? Siamo tantissimi, siamo 127 persone. Tra l'altro ne approfittiamo per, siccome ci saranno sicuramente tante persone che non conoscono investire.biz, noi siamo un social network, un sito dove ci scambiamo idee di investimento, soprattutto sul trading online, gli investimenti in borsa. Ogni lunedì alle ore 18 facciamo una cosa simile a questa che stiamo facendo, ma più specifica, un po' più specifica sui mercati, sulle idee di trading, le idee di investimento. Quindi vi invitiamo a visitare il sito www.investire.biz, dove trovate un calendario eventi con tutte le nostre iniziative. Oltre al webinar del lunedì, al quale vi invito a partecipare, la settimana prossima, il giorno 13, terremo proprio, anzi magari se lo fai vedere, Enrico, terremo proprio un corso per imparare a investire sulle criptovalute, perché un conto è fare trading, come stiamo vedendo adesso, il book, i mercati, eccetera, ma un conto è investire su Bitcoin. Quindi vi faccio vedere, ecco qua, ecco, ci sarà proprio mercoledì 13, il corso investire in criptovalute, quindi andate su investire.biz e lo trovate. Non solo Bitcoin, ma anche tutte, esatto, le altre. Tra l'altro, Stratis il 4 di novembre l'avevamo consigliata a 0,32, in questo momento dovrebbe essere 8 dollari, quindi le opportunità non sono solo sul Bitcoin. Andiamo a vedere un po', diciamo, il book. Il Bitcoin, diciamo che è sicuramente, diciamo, la criptovaluta più importante, più seguita e quant'altro, però in realtà ci sono anche delle altre criptovalute magari meno conosciute, sulle quali però ci possono essere delle grandi opportunità. Questo è lo spread che vedete, guardate che bello spread importante, sono 160 dollari in questo momento, vedete, quindi diciamo che stiamo tornando sui in questo momento sono 50 dollari, stiamo tornando sui 16.000, quindi interessante. Andiamo a vedere un po' il prezzo sui grafici in tempo reale. Si è molto calmato, siamo in questo caso sui grafici della Pro Real Time a 15.256, anche Ethereum, quindi l'Ether, è a 430 dollari, insomma io speravo di vederlo già questa sera. Sasà dice: siete grandi con la marchettata di mezzanotte. Ragazzi, qua noi lavoriamo da mesi 24 ore su 24. Da quando esistono le criptovalute, le criptovalute hanno deciso che fanno i massimi la domenica, noi siamo sempre qua, ragazzi. Voi non lo sapete, ma nell'altra stanza di là ci sono le brandine, noi dormiamo qua. Non è vero. No, la verità è che abitiamo a 5 minuti da qua, quindi a piedi. No dai, comunque no, interessante, vediamo un attimo, vediamo un pochettino, io mi aspettavo un po' di sparata in più, un po' più di allora qua. Già intanto io direi che la notizia molto interessante è che tutti i rosiconi che non hanno il Bitcoin
che speravano di vedere crollare il prezzo con l'arrivo del future, per ora Però è diciamo molto che per stabile. il momento diciamo, non è successo niente, i prezzi sono rimasti dove erano, in realtà sono tornati a 16.000 ma già c'erano stati e quindi questo secondo me servirà più che altro per i broker. Questo, il vantaggio di questa cosa è che crea concorrenza, nel senso che questo è un prodotto nuovo, ci sarà il prodotto del CME, ci saranno i broker che si potranno aggiare in maniera molto più semplice, tutto quanto, questo creerà una riduzione degli spread in tutto il mercato, diciamo, del Bitcoin. E questo secondo me è un bene, soprattutto per chi magari vuole fare un po' più di operatività oppure decide di magari comunque negoziarlo al posto che pagare degli spread enormi. Ne parlavo oggi a pranzo con una persona, la quale mi diceva: cavolo, però sai che io ho venduto i Litecoin, ho comprato quello, ho fatto quell'altro, ho lasciato giù 1.000 euro di commissioni. No, c'è Stefano che dice: ma per favore avete delle facce delusissime, speravate nel botto. Ma guarda, Stefano, io l'ho scritto anche oggi proprio in un post. L'ideale sarebbe investire in criptovalute, dimenticarsene e tornare tra 5 anni senza aver fatto niente. Questo, se dovessi dare un parere, un consiglio a mio figlio, a mio fratello, direi di far così. Il trading è un'altra cosa. Certo, se ci fosse stata una bella esplosione a 20.000 sarei stato più contento, ovvio, non ci nascondiamo dietro i fili d'erba. Sì, c'è anche da dire che se ti ricordi abbiamo fatto il corso a Bologna il 6 di novembre e minavamo 4 di il novembre. 4 di novembre, si minava il Bitcoin, ti ricordi, a quant'era? 5.000, 6.000 dollari, una cosa Sì, del sì. genere. Oggi le quotazioni sono un filino diverse, quindi Esatto. diciamo che Certo che se si arrivasse alla quotazione di 20.000, voi avreste di fronte dei milionari in Bitcoin, quindi ovvio che saremo contenti, ragazzi. Io sono convinto che entro Natale il Bitcoin sarà a 50.000, quindi io penso che la tua sono. previsione sia un pochino troppo ottimistica, però detto Beh, questo. intanto qui si vede, il 16.000 c'è. Sì. Il book non è ancora molto popolato, Si però accorcia però, vedi, adesso c'è un 10 dollari di andiamo un spread. pochettino a vedere i prezzi dall'altra parte. È stabile, ragazzi, è già comunque qualcosa di molto interessante il fatto che il prezzo sia stabile, eh? Tenete presente, significa che chi gli early buyers, quindi le persone che come noi sono dentro da tanto tempo, non stanno abbandonando la nave, quindi vuol dire che gli entusiasti del Bitcoin continuano a esserlo e quindi non vendono le posizioni. Quindi chi è dentro ci crede veramente. Molto bene, andiamo a vedere i prezzi del Litecoin. Allora, i prezzi del Andiamo Litecoin. su CoinMarketCap così da vedere i prezzi del Litecoin. Vediamo un pochettino. Vediamo cosa sta succedendo. Al Litecoin è abbastanza piatto. Ecco, questo è il Litecoin, grande sorpresa degli ultimi giorni. Una performance incredibile. Se me lo apri, Enrico. Beh, Litecoin ha dato nella Eccolo settimana qua, scorsa. una criptovaluta che era veramente sottotono, nessuno la stava calcolando, nonostante noi l'abbiamo detto più volte che era molto molto interessante. Se andate a vedere i nostri articoli, i nostri post, veramente era da tanto tempo che dicevamo: ragazzi, guardate che il Litecoin è interessante. Perché è interessante il Litecoin? Il Litecoin di fatto è stato il primo fork del Bitcoin, perché è esattamente una copia del Bitcoin, solamente che ce ne sono di più e la Quattro velocità, volte come? tanto. Esatto, 4 volte tanto, giustamente, vedete, qui trovate tutte le informazioni e soprattutto quando vogliamo fare un paragone, Litecoin noi lo paragoniamo all'argento, mentre il Bitcoin noi lo paragoniamo all'oro. Quindi, a mio avviso, avremo grandi soddisfazioni nel 2018 dal Litecoin.
Se dovesse salire, io credo, vi dico proprio in totale trasparenza quello che penso, io credo che nel giro di un annetto o massimo 2 anni Bitcoin lo vedremo oltre i 100.000 dollari e il Litecoin lo vedremo intorno ai 10.000. Se questo dovesse succedere, ragazzi, qui altro che milionari, perché di Litecoin siamo pieni, 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 pieni. Bene. Allora, Luca dice: aspettate domani che si muovano gli shark. Domani se ne vedranno delle belle. Beh, sicuramente. Beh, sì, Adesso è sicuramente. tanti staranno. Ragazzi, cioè, Siamo in 125 a mezzanotte, ragazzi. considerate pure una cosa, che è domenica sera, cioè di gente che non c'è un cazzo da fare in ufficio a guardare queste cose, ce n'è poco. Comunque, se avete Bitcoin, Litecoin, criptovalute in generale, tagliatevi le mani, non vendetele, ragazzi, non vendetele perché siamo solo all'inizio di questa rivoluzione. Oggi ho fatto un video e lo dicevo, tra 10 anni la metà dei lavori che esistono oggi non esisteranno più. McKinsey, la più grande società di consulenza al mondo, dice che un bambino che nasce oggi farà un lavoro che oggi non esiste. Quindi noi stiamo solo assistendo a un pezzettino di rivoluzione che ci sarà grazie a queste tecnologie, ok? Quindi non usiamo le stesse idee che abbiamo usato fino ad oggi per valutare altri investimenti, per valutare questo, ok? Sì, ricordiamo anche una cosa che secondo me è importante, che se da un lato è vero che c'è tanto entusiasmo per questi strumenti, insomma c'è anche da considerare che domani mattina, io mi auguro di no e penso onestamente di no, che comunque questo è un investitore che potrebbe tranquillamente andare a zero. Quindi non investiamoci i denari che ci servono per mandare a scuola i bambini, questo tipo Il di buon cose. senso del padre di famiglia sempre, mettete sempre in questo tipo di investimento, ma come qualsiasi altro investimento, dei soldi che potete permettervi di perdere, una cifra che qualora doveste perdere per intero non andrebbe a cambiare lo stile di vita vostro e della vostra famiglia. Sono tantissime le domande, è il caso di entrare su Ripple, ce lo chiedete in tanti. Ragazzi, sono tutte domande a cui risponderemo la settimana prossima, Facciamolo mercoledì, rivedere, che tra l'altro. su investire.biz, trovate nel calendario eventi. Esatto, lo prendiamo. Sì, lo trovate sia su Esatto. investire.biz, webinar e corsi, Esatto. calendario eventi alle ore 20, il 13. Diamo anche qualche altra informazione. Chi ha seguito il corso invece esperto di criptovalute, a questo corso può partecipare gratuitamente perché è la quinta sessione. Invece, chi non ha seguito il corso sulle criptovalute lo può acquistare e quindi partecipare a investire in criptovalute. Esatto, questo che vedete qui era il corso completo dove abbiamo parlato anche di mining e di Esatto. tante cose più nello specifico, mentre quello appunto di mercoledì è l'ultima puntata del corso completo che abbiamo deciso di aprire a chi magari non è interessato a entrare così nello specifico del mondo criptovalute, ma vuole capire come investire, quindi come comprare le altcoin, come metterle al sicuro. E quindi, insomma, tutto quello che serve, trovate il programma per, investire in maniera consapevole. Andiamo a vedere l'ultima volta i prezzi, vediamo un pochettino il book che è qui, non ci sono ancora Sono grandi. ancora abbastanza distanti. In questo momento ci sono 180 dollari più o meno di differenza. Andiamo a vedere. I prezzi di qua molto stabile, ragazzi, si è stabilizzato molto. Questa è una bella notizia di fatto, perché dopo la sparata iniziale comunque siamo con dei prezzi molto stabili e quindi possiamo essere contenti. Insomma, se fosse salito a 20.000 eravamo più contenti, però va bene anche così. Va bene così, mi raccomando, ci
Guardate, questo corso io ho avuto modo di vedere come è stato preparato e quant'altro, vale veramente la pena. Guardate, costa meno dello spread che c'è adesso sul Bitcoin. Matteo Moretti, come faccio a comprare le altre? Matteo, ti iscrivi al corso, sono settimane che te lo dico, non fare il tirchio, spendi sti soldi e... Anche, sai che ne parlavo oggi, diciamo una cosa fica. Oggi stavo parlando proprio con una persona e lui mi diceva: ma cavolo, ma guarda lo spread che pago qua, che pago là, eccetera, eccetera. Effettivamente avere un corso di questo tipo che ti dice come puoi anche risparmiare qualcosa nell'acquisto di queste criptovalute, secondo me può essere veramente un asset. Quindi in realtà il costo è assolutamente motivato. Bene, bene. Ragazzi, io direi che ci possiamo fermare qui per questa sera. Ci vediamo domani alle ore 18 su investire.biz per il webinar del lunedì. Quindi anche quello sarà in modalità streaming sia sul nostro canale YouTube sia sul nostro canale Facebook. E vi ricordo comunque di farvi un giro su investire.biz, che magari Enrico ci fa vedere. No, stavo mettendo il Perfetto. link del corso. Formazionetrading.com, qui trovate tutti i nostri servizi premium, ce ne sono diversi anche riguardanti i mercati tradizionali, i mercati vecchi, diciamo. Abbiamo anche un nuovo servizio che è appena partito, che è il trading 100% automatico del nostro mitico Marco Di Vita. Anche su Quindi, Bitcoin. anche sul Bitcoin, appunto. Quindi, da me ed Enrico Lanati è tutto. Enrico saluta. Adesso vi mettiamo il link sulla E registrazione. grazie per essere stati con noi così tanti a farci compagnia in una serata comunque molto, molto speciale. Ciao a tutti e Buona grazie. serata a tutti.